Un ragazzo cresciuto con una vocazione precisa che lo porta a entrare nell'esercito. Due missioni in Afghanistan, ma a un certo punto lo scopriremo. A svolte raccontiamo, questa volta, la storia di un capitano dell'esercito, Alfredo Perna, capitano dell'esercito, già capitano dell'esercito. Già capitano dell'esercito. Come mai? Beh, diciamo che io vengo da una famiglia oggettivamente di vocazione militare, mio padre è generale dell'esercito, mio fratello maggiore anche lui è un ufficiale superiore dell'esercito. E appunto crescendo in una famiglia del genere viene quasi naturale, no? Uno è circondato da figure di riferimento molto chiare e quindi la vocazione è venuta da sé. Nel momento in cui mi sono trovato a dover fare questa scelta è venuto naturale prendere questa direzione un po' vocativa, diciamo, vocativa. Di questa Accademia Militare. Quindi. Accademia Militare di Modena, esatto, un istituto di formazione molto importante che chiaramente ha creato una bella base per la mia crescita. Assolutamente, certo, anzi, quale specializzazione, perché poi uno pensa che i militari fanteria, siano tutti uguali. Fanteria aeromobile, quindi un reparto un po' particolare che chiaramente dava l'opportunità di sviluppare diverse competenze uniche in Italia e quindi questa è stata la mia fortuna, diciamo. E poi a un certo punto succede che a 30 anni decidi di fare cosa? A 30 anni ho deciso che era arrivato il momento un po' di cambiare vita e di trovarmi qualcosa di differente, perché comunque la mia esperienza nell'esercito, per quanto meravigliosa e formativa, oggettivamente qualcosa che rimarrà sempre il 90% di me, avevo bisogno di qualcosa di nuovo e quindi ho pensato a quale potesse essere una svolta. E all'inizio la mia idea era quella di rimanere comunque sia in qualcosa di vicino, quindi all'inizio la mia idea era lavorare su un'opportunità nelle Nazioni Unite. E guardando job posting delle Nazioni Unite usciva sempre questa richiesta di MBA e quindi la mia curiosità da lì è nata. Ah, certo, anche perché appunto per quanto gli ufficiali dell'esercito siano richiestissimi ovunque serve una formazione precisa. E allora sai che facciamo? Andiamo alla SDA Bocconi, dal tuo professore, lo ritrovi, Gabriele Troilo. Allora, professore di marketing, in effetti esercito e marketing sono due cose, e mercato, sono due cose che non sembrano andare molto nella stessa direzione. Sì, infatti, anche se poi avendo avuto vari studenti, soprattutto nell'MBA, provenienti dalle forze armate, perché per quanto si possa pensare che sia raro, in verità abbiamo da sempre un numero di partecipanti ai nostri corsi MBA che vengono dall'esercito, dall'aeronautica, dalla marina, anche per me è stato un apprendimento conoscerli. Quindi innanzitutto si scopre che nelle forze armate ci sono grandi competenze organizzative, quindi molto simili al mondo del management a cui noi siamo abituati, però effettivamente quando uno pensa alle forze armate, all'esercito, pensa a un mondo molto orientato all'interno, mentre invece chi come me si occupa di marketing ha l'obiettivo di essere completamente orientato all'esterno, perché all'esterno, nel mercato, ci sono questi soggetti, clienti che vanno convinti, persuasi, a cui si deve comunicare, di cui si deve conoscere le aspettative, le opinioni, le volontà. E quindi per chi lavora in un ambiente molto orientato all'interno è il vero salto mentale, quindi il vero salto culturale è quello di iniziare a porsi nell'ottica di qualcuno che sta al di fuori, all'esterno. Quindi proiettarsi all'esterno, però voi fate un lavoro anche sulla persona. Lo studente Alfredo Perna, su che cosa avete lavorato? Beh, appunto di Alfredo mi ha colpito appunto questa sua origine, background, quindi il fatto che venisse da un'organizzazione che è una macchina, spesso usiamo il termine macchina, molto oliata, che funziona molto bene, mentre invece il mercato è un ambiente di imprevisti, di incertezze, dove molto spesso le cose accadono rapidamente, senza alcuna capacità di prevederli, e quindi la capacità di immaginare quale possa essere l'evoluzione del mercato, di immaginare come nuovi modi di stare nel mercato è stata poi il contenuto fondamentale della mia relazione in quel corso con Andrea. Ecco, invece per te qual è stata la caratteristica principale sulla quale lavorare, perché entravi in un mondo nuovo? Assolutamente sì, in realtà appunto la chiave dell'MBA è stata proprio questa, di darmi degli strumenti diversi ma riportarli un po' a quello che era il mio background. Ora abbiamo parlato appunto con il professore in merito a quello che è la differenza, no, del marketing. In realtà
lavorando con lui e facendo il suo corso, vedendo come il cliente deve essere conosciuto. E quindi come manager in realtà i nostri dipendenti sono un po' dei nostri clienti, perché mettono la fiducia in noi, no? E noi dobbiamo comprendere le loro necessità e andargli incontro e comprendere quindi a tutto tondo quello che può essere il loro interesse, no? Perché alla fine dobbiamo in qualche maniera interessarli quando lavorano con noi come collaboratori. E questa è stata la chiave che un po' ha fatto fare il click, no? Da, certo. Dal mio click passato. In tutti i sensi, anche perché adesso tu sei il capo di un importante sito di Amazon. Sì, a Spilamberto, in provincia di Modena, è il primo sito robotico Source Center, quindi centro di distribuzione robotico. E sì, è una bellissima sfida che è arrivata dopo questi anni in Amazon. Sicuramente un'azienda che mi ha dato una grandissima opportunità in questo senso. E stai preparando un'altra svolta? Ho la fortuna di lavorare in un'azienda dove appunto background differenti, opportunità differenti sono veramente all'ordine del giorno e sono abbracciati dall'azienda, e quindi chissà. Molto probabilmente sì. Le vite cambiano sotto i nostri occhi, però siamo noi a indirizzare lo sguardo.